Lettera aperta al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano da Pier Giorgio Welby, co-presidente dell'Associazione Luca Coscioni. Caro Presidente, scrivo a lei e attraverso lei mi rivolgo anche a quei cittadini che avranno la possibilità di ascoltare queste mie parole, questo mio grido, che non è di disperazione, ma carico di speranza umana e civile per questo nostro paese. Fino a 2 mesi e mezzo fa la mia vita era sì segnata da difficoltà non indifferenti. Ma almeno per qualche ora del giorno potevo, con l'ausilio del mio computer, scrivere, leggere, fare delle ricerche, incontrare gli amici su internet. Ora sono come sprofondato in un baratro da dove non trovo uscita. La giornata inizia con l'allarme del ventilatore polmonare. Mentre viene cambiato il filtro umidificatore e il catheter mount trascorre con il sottofondo della radio, tra frequenti aspirazioni delle secrezioni tracheali, monitoraggio dei parametri ossimetrici, pulizie personali, medicazioni, bevute di Pulmocare. Una volta mi alzavo al più tardi alle 10 e mi mettevo a scrivere sul computer. Ora, la mia patologia, la distrofia muscolare, si è talmente aggravata da non consentirmi di compiere movimenti. Il mio equilibrio fisico è diventato molto precario. A mezzogiorno, con l'aiuto di mia moglie e di un assistente, mi alzo, ma sempre più spesso riesco a malapena a star seduto senza aprire il computer, perché sento una stanchezza mortale. Mi costringo sulla sedia per assumere, almeno per un'ora, una posizione differente di quella supina, a letto. Tornato a letto, a volte, mi assopisco, ma mi risveglio spaventato, sudato e più stanco di prima. Allora faccio accendere la radio ma la ascolto distrattamente. Non riesco a concentrarmi perché penso sempre a come mettere fine a questa vita. Verso le 6, faccio un altro sforzo a mettermi seduto, con l'aiuto di mia moglie Mina e mio nipote Simone. Ogni giorno vado peggio, sempre più debole e stanco.